avete parlato di violenza di genere. Sì, noi avremmo preferito che in questa direttiva fosse inserito anche il reato di rape o di stupro, violenza sessuale. Ci stiamo battendo in questo senso, per il resto siamo perfettamente in linea con gli altri colleghi, però poiché riteniamo che lo stupro sia uno dei reati più odiosi e sia degno di essere inserito in questa direttiva, abbiamo insistito perché questo avvenisse. Un altro punto importante oggi è la direttiva che prevede la confisca per gli asset, e questa è una cosa che può avere implicazioni chiaramente sia per i trafficanti ma anche nel caso delle sanzioni, per cui è molto ampia. Ci può spiegare che ricaduta può avere per noi? Ma innanzitutto io ho spiegato ai colleghi che l'Italia è all'avanguardia in questo perché abbiamo dato i numeri che sono al di là di ogni valutazione. Noi siamo quelli che hanno adottato i provvedimenti più severi con i numeri più alti. Sono oltre 2 miliardi e mezzo di euro che sono stati sottratti durante queste varie operazioni di confisca o comunque di aggressione di beni. E abbiamo anche una legislazione penalmente rilevante che punisce la trasgressione e la violazione di questi obblighi internazionali. Su questo abbiamo ottenuto un ampio riconoscimento. Abbiamo messo a disposizione dei colleghi la nostra vasta esperienza che ha origini lontane, perché è radicata nella famosa lotta contro la mafia e che adesso si è rivelata particolarmente utile e aggiornata. Ministro, lei ha incontrato il commissario Reynders? Sì, certo. E l'oggetto in parte, se lo dirà lei, di questo colloquio è stato anche il piano nazionale di ripresa e resilienza? Sì, è stato soprattutto questo. Collega, abbiamo avuto un eccellente e cordialissimo incontro. Abbiamo spiegato che l'Italia dal punto di vista della giustizia è perfettamente in linea con quello che è il programma del PNRR. Abbiamo anche fornito dei numeri, dei dati. Abbiamo anche anticipato che nella riforma che faremo per i reati contro la pubblica amministrazione non ci sarà nessun affievolimento nella lotta contro la corruzione, al contrario, perché l'Italia contiene il numero di norme più alto, sono oltre 30, nei confronti degli amministratori infedeli. Quindi eventuali riforme che noi porteremo, come è noto, tra breve al Parlamento, non solo non avranno nessun effetto contro la lotta contro la criminalità, ma accelereranno e avranno una conseguenza favorevole nei confronti dell'economia, perché accelereranno i processi decisionali di quegli amministratori che oggi hanno la paura della firma. Quindi sarà complementare al PNR proprio per rendere più efficiente non solo la giustizia ma anche l'amministrazione. Quindi lei può dire che le riforme che vengono chieste in qualche modo come contropartita dalla Commissione europea all'Italia per garantire i successivi esborsi del Recovery Fund sono tutte in essere e progressive? Per quanto riguarda la giustizia, certamente sì. Grazie.